Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. È possibile mandare una nazionale di kumite, di karate, dopo un allenamento all'ospedale? Seguitemi. Siamo alla fine degli anni 60. La Federazione Italiana Karate, dove il presidente è l'avvocato Ceracchini e come guida tecnica il grande Basile, che diventerà il padre fondatore della VKF nel 1963. Una nazionale promettente. Vincono tantissime competizioni, molti tornei internazionali ed europei. Il capo della nazionale, quindi l'allenatore ufficiale della nazionale di quegli anni, era il grande sensei Toyama. Toyama è un grandissimo del karate, secondo posto nel campionato universitario giapponese nel 1958 e nel 59. Nel 60 vince il campionato giapponese al primo posto, sempre di kumite. Nel 65 arriva in Europa, prima fa un tour in Germania dove diventa allenatore della nazionale, e nel 68 si stabilisce in Italia per seguire la FIC, la Federazione Italiana Karate di allora. Nel 1969 l'allenatore della nazionale Toyama ha un'idea a dir poco audace, insolita. Invita in Italia, d'accordo col presidente della federazione Ceracchini, il grande Yoshioka, un suo caro amico giapponese. Yoshioka nasce nel 1946 a Kumamoto nell'isola di Kyushu. Suo padre Yoshitaka, già insegnante di judo e di kendo, lo avvicina al mondo del karate. Un bimbo molto 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 promettente. Inizia karate a 11 anni, a 14 anni addirittura vince il campionato assoluto dell'isola, a 17 anni diventa campione del Giappone e a 18 anni entra nella nazionale giapponese diventando allievo diretto del grande Otsuka, fondatore del Vado Ryu, che si avvicina totalmente, si abbandona totalmente allo stile Vado Ryu. Un grandissimo combattente, un numero uno giapponese, veramente uno che sul tatami non fa sconti. A 23 anni diventa campione del mondo. Nel 69 Toyama lo invita in Italia, come vi ho detto, coadiuvato dal presidente Ceracchini, e succede un episodio veramente strano e inedito, secondo me un episodio singolare in tutto il mondo del karate. Seguitemi. Yoshioka viene scelto con Toyama nell'affiancarlo nell'allenare la nazionale di kumite italiana. Ragazzi, come vi ho detto prima, molto promettenti, già reduci da diversi campionati e vittorie europee ed internazionali, quindi un fior fiore di atleti, di combattenti italiani. Il maestro Yoshioka, un po' per incomprensione, perché venendo dal Giappone non conosceva una parola di italiano. Toyama, secondo me e secondo le fonti storiche, ci ha messo un po' di zeppe incalzandole, dicendo che magari gli italiani non erano proprio così veramente sicuri che lui fosse un campione, di come si diceva, nonostante i titoli che aveva vinto in Giappone. Succede questa una serie di disguidi, Yoshioka non fa sconti, si allena con i ragazzi e si allena a suo modo. Fine della storia, fine dell'allenamento è che manda tutti all'ospedale, una cosa mai successa nel mondo del karate, una cosa shock, una cosa veramente inaudita. Lui si allena così. Dopo diede delle dichiarazioni, ci furono delle interviste su questa cosa qua, su questo accaduto, un po' spiacevole possiamo dirlo, questi ragazzi non erano abituati al full, al pieno contatto. Lui disse: io mi alleno così, io devo dimostrare che sono il numero uno, per poter allenare devo dimostrare a chi è sotto di me che sono io il maestro, sono io che comando e tutti devono stare sotto il mio discorso. E fece proprio così, uno a uno legnò questi ragazzi e mandò tutti al pronto soccorso. Ora viene da ridere, una cosa un po' strana, però a quel tempo, se seguite i miei video, ve l'ho già detto anche in video passati, negli anni 60, anni 70, veramente erano anni difficili nel mondo del karate, non c'erano sconti. Yoshioka non faceva sconti, allena questi ragazzi, fa vedere che è il numero uno e come conseguenza tutti al pronto soccorso. Toyama, secondo me, ci ha messo un po' di zeppe, non so perché, questo poi dopo è andato nel dimenticatoio, nessuno lo sa, anzi se qualcuno ha qualche notizia scrivetemi, fatemi sapere, magari possiamo approfondire l'argomento. Insomma, la storia di Yoshioka all'interno della nazionale finisce così. Ceracchini, il grande presidente, incavolato nero, lo manda fuori dal suo discorso, manda fuori dalla nazionale. Nel frattempo Yoshioka, il grande karateka, si ferma a Roma, apre un suo primo dojo nel 1970,
C'era chi dopo 5 anni di riappacificamenti, cose così, lo richiama in nazionale, gli fa riallenare la nazionale e il grande Yoshioka diventa un leader. Allena le fiamme gialle portandole a dei livelli internazionali e rimane in Italia e si stabilisce per diverso tempo. Nell'83 arriva in Giappone per questioni sue personali e ci lascia, nel senso che va in Giappone e si stabilisce definitivamente in Giappone. Io però ho qualcosa da dire di personale, seguitemi. Nel 2007, in occasione dei campionati WTKA di Marina di Carrara, non lontano da casa mia, ospite d'eccezione il grande Yoshioka. Anche se io sono un karateka di Shotokan e di Conan Ryu, non potevo assolutissimamente mancare all'occasione di allenarmi con un grande karateka di fama internazionale come il sensei Yoshioka. Nell'occasione avevo dei ragazzi che partecipavano in categoria kata e kumite nel campionato WTKA, mentre i miei ragazzi erano in gara a fare il campionato, io nell'altro tatami mi stavo allenando con il grande Yoshioka. Veramente un pezzo da 90, un osso duro, persona squisita, un grande professionista, uno che veramente non so l'occasione cosa è successo, però oggigiorno veramente una persona squisita, però si vede che non fa sconti, uno veramente che sa il fatto suo. A suo seguito 3-4 della sua organizzazione, gente veramente che mena, non fa sconti, una grande occasione, veramente per me essere stato vicino al maestro mi ha fatto veramente piacere e un grande onore. Un buon allenamento, anche se fanno Vado Ryu, magari cambiano i kata, però il karate è sempre karate ed è stata una bellissima esperienza. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Un video veramente, secondo me, simpatico, strano, fuori dal normale. Un allenatore che si presenta per questioni X, non si capiscono, quello si incavola e manda tutti all'ospedale. Penso che nella storia del karate, penso proprio non sia mai successo. Quindi secondo me è un aneddoto che ho ritirato fuori dagli anni 60 perché è veramente simpatico, audace ed insolito. Se c'è qualcosa che magari ho saltato o qualcosa che sapete meglio di me, fatemelo sapere nei vostri commenti positivi e sempre costruttivi, mi raccomando. Mi ricordo che negli anni 60 e 70 la gente non scherzava. Ho fatto un video con una sfida aperta, vi lascio un link in descrizione, dove veramente si riassume il clima di quegli anni lì, ok? Oggigiorno non è più così, non so se bene o male, comunque è così. Un saluto al Tempio Massimo, seguitemi anche sui miei social, Facebook, Instagram, TikTok, ok? Ciao dal Tempio!